I tragici eventi del sisma del centro Italia hanno riportato drammaticamente di attualità la necessità dell'esistenza del piano di protezione civile comunale, che dal 2015 è attivo anche al comune dell'Aquila. Purtroppo abbiamo avuto una pratica attuazione il 24 di agosto. La notte del 24 di agosto alle ore 4 circa, 4 meno 10, la sala operativa, il COC era aperto, c'erano tutti i responsabili di funzione e abbiamo avuto modo di sperimentare sul pratico la funzionalità di questo piano, e non possiamo non dirci soddisfatti perché ha funzionato in maniera molto regolare e sin dalle prime ore le nostre associazioni di volontariato erano già presenti sul campo ad Amatrice e negli altri posti. Il weekend intanto nelle piazze della zona est e della zona ovest del capoluogo si svolgerà l'iniziativa Io non rischio, promossa a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile. Allora, sabato e domenica ci sarà un'iniziativa nazionale che viene promossa direttamente dal Dipartimento. Il Comune dell'Aquila fornisce il suo supporto, ma i veri protagonisti sono i volontari e la cittadinanza. Infatti la cittadinanza è invitata ad incontrare i nostri volontari in 5 piazze. Le piazze sono Piazza Duomo, dove sarà presente la Gran Sasso Soccorso, la Fontana Luminosa, dove ci saranno i gruppi alpini, all'Aquilone saranno presenti il gruppo della CIVES e della VAPC, a Tempera ci sarà il gruppo di Tempera e a Coppito la Proloco di Coppito. Questo perché? Perché in questa maniera cercheremo di raggiungere il maggior numero possibile di persone e tutti quanti potranno ricevere indicazioni in merito a buone pratiche di comportamento per il rischio sismico, il rischio alluvione e per il maremoto. Quindi se non si può eliminare completamente il rischio dei territori in cui viviamo, sicuramente sapere in modo corretto come comportarsi e quelle che sono le migliori pratiche da mettere in atto, sicuramente questo facilita e rende più sereno il rapporto tra noi e l'ambiente circostante.